la donna normale. La massaia, ubbidiente, remissiva, taciturna, amante dell'ordine. La donna fascista, che sa stare al suo posto, cioè in casa. Anche per sua figlia. Mio figlio? Sì, Benito, Albino, Dalser, e basta. Mi hai capito? Sì, sì. Ma se io muoio, chi si ricorderà di noi? Se nessuno mi ascolta, io devo continuare a gridare. A gridare. Ma scusi, ma perché lei dovrebbe morire? Lei è ancora giovane, sana, bella. Ma perché lei continua a pensare al passato e non guarda un po' al futuro e al presente? Ma quale futuro? L'uomo che ho adorato, a cui ho dato tutto, mi ha cancellata. Come se non fossi mai esistita, come un fantasma. Ma nemmeno un fantasma. Ma lei è qui, noi stiamo parlando. Lei crede che il fascismo durerà in eterno? Signora Dalser, io voglio dimetterla. Non subito, facciamo passare un po' di tempo, subito sarebbe troppo pericoloso. Però lei intanto vada in chiesa, si confessi, si comunichi. Legga Pascoli, guardi, lo impari a memoria, la superiora lo adora. La chiesa è la sola madre che i fascisti ancora temono. Allora? Dunque, signorina. Signora. Signora, signora. No, va bene anche signorina. Allora, quante dita ha una mano? 5. Bene. Un uomo, ovviamente una donna,
Quanti occhi ha? Due. Tranne Polifemo, che ne aveva uno, ma era un ciclope. Bene, un'ultima domanda. È giorno o notte? Il giorno comprende anche la notte. È mattino. Mattino? Allora sa che giorno è oggi? 18 gennaio del 1927. Esatto. E lei si chiama? Mi chiamo Ida Dalser. E va bene. Nata a Sopramonte, il 20 agosto del 1880. Benissimo. Da Dalser Albino e Corradino Caterina, defunti. Bene. E aggiungo, e non lo dico per litigare, madre di Benito Albino Mussolini, nato a Milano l'11 novembre del 1915 e riconosciuto da Sua Eccellenza Benito Mussolini l'11 gennaio del 1916. Quello lì. È padre di mio figlio. E mio marito. Signora, io la voglio aiutare. Sono qui per aiutarla. Ma lei continua a sostenere... Perché lo sono. Mi lasci parlare prima. Di essere la moglie di Sua Eccellenza Benito Mussolini, che è regolarmente sposato con Rachele Guidi, dalla quale ha avuto 4 figli, unito a lei da matrimonio civile, a cui ha fatto seguito recentemente anche il matrimonio religioso. Si è sposato in chiesa. D'altronde, vede, non c'è traccia del suo presunto matrimonio con Sua Eccellenza Benito Mussolini. Lo definisco presunto perché non è in nessun modo documentato. Nulla è stato trovato in nessun ufficio comunale, provinciale, notarile, prefettizio. Risulta che, insomma, voi siete stati sposati. Nonostante siano state fatte ricerche accuratissime su tutto il territorio nazionale. Vede, io sarei anche disposto a crederle. Ma lei dovrebbe esibire un documento, una prova. Il certificato di matrimonio, per esempio, sarebbe la prova che lei dice la verità e che perciò non è né una truffatrice né una squilibrata. Ma i documenti sono stati distrutti, rubati. Avete fatto sparire anche i registri parrocchiali. E poi perché dovrei darlo a lei? Il certificato di matrimonio. Ammesso che ce l'abbia. Ma lei ce l'ha questo documento? Ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ho. Ma non glielo do. Ho fatto anche la rima. Signora, riconosca di aver mentito. Di non essere la moglie di Mussolini, di averlo fatto per disperazione, perché si sentiva abbandonata o per un nobile principio, per proteggere il suo bambino. Si ammetterà di aver mentito, eviterà l'interdizione. Ha capito? Lei deve semplicemente ammettere di aver mentito e di essersi inventata questo matrimonio. Il problema del riconoscimento del figlio è tutta un'altra questione. Io procederei per gradi. Ma poi... potrò uscire. Ogni cosa a suo tempo. Cioè, non potrò uscire. Non subito. No. No. Questo interrogatorio... è una farsa. È già stato... deciso tutto. Thank you.
Buon Natale, Benito dal Ser. Basta, vieni fuori di lì. Adesso io mi chiamo Benito Mussolini. Io mi chiamo Benito Mussolini. Silenzio irreale in piazza San Giovanni in Laterano. Via. La folla è immobile, silenziosa, ordinatissima, paziente. Mi fa schizzare fuori agnoli dal cervello. Cinque dei decrep, crep, 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 piogge, non si altro. Sto me la vuoi piantare? Mi devo allenare, mi devo allenare. Tutti uguali, tutti in piedi, tutti in attesa dell'annuncio. Ma cosa succede? Cosa succede? La folla si scuote, come se di colpo fosse attraversata da un brivido, illuminata da una luce invisibile, si muove tutta insieme, ondeggia! Le campane incominciano a suonare! Le sentite? Sono le 12:10 minuti dell'11 febbraio 1929. La firma è avvenuta! Viva il Papa! Viva il Papa! L'uomo della provvidenza! Ricorda essere la religione dello Stato italiano! Chiediamo a Sua Eccellenza Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione. Grazie, non posso. Prendine uno. Madre mia, io ti rivedrei mio figlio, sono disperata. Ma di che ti lamenti, dal ser? Hai avuto un figlio da un uomo che tutte le donne vorrebbero come marito. O come amante. Accontentati. Tu hai dei bei ricordi. Madre generale, in nome di Cristo misericordioso delle sue sofferenze della Vergine addolorata, mi faccia rivedere mio figlio. Anche per poco, sono 3 anni che non lo vedo. In nome di Dio della veste che porta, lei non può permettere che si compia sotto i suoi occhi un simile peccato. Mi faccia avere le mie lettere. Figliola, ti capisco, bisognerebbe non aver cuore per non capire. Pensa però alle sofferenze della Madonna ai piedi della croce sul Calvario. Offri a Dio le tue sofferenze come fece Santa Caterina
e pensa a quello che disse la Madonna a Bernardetta a Lourdes. Non ti prometto di farti felice in questa vita, ma nell'altra. La più brutta, sai? La più brutta. Dai, su. Cine qua. Guarda quella bella lì. Dai, dai. Su, dai. Guarda, cacca, te prendo. Te prendo, te. Mi dai una mano? Privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Noi fummo grandi quando dominammo il mare. Roma non poté arrivare all'impero prima di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano, non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita, suonerà martello è certo che tutto il popolo italiano sarà pronto a compiere i sacrifici necessari. E ricordatevi, o camicie nere, che se questo sarà, io sarò alla vostra testa! Dai, Benito, facci il duce! Dai! Benito, dai, su! Dai, Duce! Dux, parla al tuo popolo! Duce! 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 Lo fa, lo fa. Senti. Sì, dai, dai. Dai, però. Prima il duce! Commissionere! Voi avete l'onore e il privilegio
di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Questo privilegio mi impone dei particolari doveri. Roma non poté arrivare al suo impero prima di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine. E quando sarà che la grande campana suonerà a martello, è certo che tutto il popolo italiano risponderà all'affronto. E se questo sarà, io sarò alla vostra testa. Tutti! Sono Benito Mussolini. Ecco, vedi, adesso non so più come dirlo. Ma perché? Non so, non mi piace ritrovare. Anche se adesso non mi chiamo più Mussolini, ma mi chiamo Bernardi. Con quegli occhi. Lo so. Più bei capelli che abbia mai visto. Lo so. Oddio, giusto. Ecco, vedi, lei ha detto, parlando dei miei capelli, mi incoraggia a dire. Potete consegnare questa lettera a mia madre? Grazie. Ecco, le ho portato anche la pratica dei bandi. Se potete occuparsene anche di questa. Prima che si aprano le scuole. Quando crede che... Entra. Ecco. Devo darti una cosa. Nascondila. Vai, non farti vedere. Carissima mamma, non puoi immaginarti la gioia quando ho incontrato lo zio Riccardo. Voglio rassicurarti che sto bene e spero fra non lungo di poterti rivedere e abbracciare con il lungo amplesso che da lungo sogno la tua immagine. Ho pregato a lungo la Madonnina che alla fine ha concesso la grazia. T'abbraccio con un forte bacio, il tuo amato figlio Benitino.